Amici di Onda Libera, siamo a Fano presso il seminario e siamo con Andrea Berardinelli che è coordinatore di Programma Italia di Emergency. Il Programma Italia è nato nel 2006 con l'esperienza dell'ambulatorio di Palermo e noi ci occupiamo di dare orientamento socio-sanitario a fasce vulnerabili di popolazione, quindi principalmente a migranti e a indigenti italiani. È un servizio principalmente di medicina di base, quindi una prima risposta ai bisogni sanitari e negli ambulatori fissi abbiamo anche alcune specialistiche, questo per creare un filtro e quindi un corretto orientamento del percorso terapeutico verso le strutture del sistema sanitario italiano. Noi al momento siamo presenti principalmente nel sud dell'Italia. Abbiamo iniziato nel 2006 con l'ambulatorio di Palermo, Sportelli a Sassari e nella Sicilia orientale, Catania, Messina e Ragusa. Nel 2010 abbiamo aperto un ambulatorio nel nord-est, a Marghera. Poi nel 2011 abbiamo iniziato un progetto con delle cliniche mobili e ci siamo rivolti principalmente a dare una risposta ai bisogni di una fascia ancora più vulnerabile della popolazione all'interno di questa vulnerabilità, che è quella dei lavoratori stagionali. Quindi siamo presenti in Puglia con due cliniche mobili, a Foggia e nella zona di Bari, poi siamo presenti a Castel Volturno e da luglio del 2013 a Siracusa per la situazione degli sbarchi sulle coste della Sicilia orientale. Un altro progetto importante che abbiamo sul territorio nazionale è quello dell'ambulatorio di Polistena in Calabria, fatto in uno stabile confiscato all'Andrangheta e in collaborazione con diverse associazioni del territorio, tra cui Libera e anche la cooperativa Valle del Marro. Per quanto riguarda gli altri progetti in Italia, noi quello che facciamo è ascoltare, grazie alla rete di volontari di Emergency presenti sul territorio, le esigenze e i bisogni delle zone che ci vengono segnalate e anche sicuramente dalla società civile ci fanno delle segnalazioni. Dopodiché procediamo a una valutazione dei bisogni per cercare di dare una risposta calibrata. In Italia esiste una regionalizzazione dell'accesso alle cure, nel senso che ogni regione recepisce gran parte della normativa a modo suo. E quindi ci sono delle differenze notevoli e questo purtroppo è uno dei problemi che affrontiamo, cioè il dover ogni volta capire che cosa funziona e che cosa non funziona bene in ogni singola regione, alle volte anche in ogni singola ASL, per cui questo ci mette un po' in difficoltà non solo a noi ma chiaramente a tutte le associazioni che operano in questo settore. E qual è l'esigenza da cui nasce appunto questo impegno di Emergency, che tradizionalmente si occupa di paesi appunto del sud del mondo, i paesi colpiti da guerra, di impegnarsi in un programma su, appunto, nazionale sull'Italia? Beh, come sapete, Emergency si occupa di diritto alla salute in tutte le sue forme, quindi nei paesi in via di sviluppo, nei paesi in guerra, di dare una risposta principalmente di chirurgia e di medicina pediatrica. In Italia purtroppo abbiamo notato che l'articolo 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alle cure ad ogni individuo presente su questo territorio italiano, spesso viene disatteso per diversi motivi. Nonostante ci siano delle norme, purtroppo le persone non riescono ad accedere così facilmente per problemi di varia natura, di corretta informazione, per problemi logistici e anche per vuoti normativi che alle volte purtroppo ancora esistono. Bene, un'ultima domanda: che cosa possono fare i cittadini o anche, diciamo, i professionisti, le istituzioni per sostenere Programma Italia? Sicuramente partecipare a dei banchetti o a delle attività dei volontari è in primo luogo un momento di informazione su aspetti che spesso vengono lasciati, diciamo, un po' in disparte dall'informazione, diciamo, quella classica. Per cui credo che già avvicinarsi o semplicemente incontrare queste persone e scambiarsi delle idee, delle informazioni sia già un presupposto, un punto di partenza importante e che dà molto valore anche a quello che facciamo noi sul campo, perché riuscire ad avere una società civile o comunque gli individui informati di quello che succede nel campo dei diritti e di un diritto molto importante che è quello della salute,
penso sia il passaggio fondamentale. Benissimo, ringraziamo Andrea per la disponibilità e ringraziamo Emergency per quello che fa quotidianamente. Grazie a voi.